Allora, riprendiamo, di fatto ci siamo presi 5 minuti, quindi sono le 10:05 e quindi invito il collega Tommaso Lorenzetti che aprirà il focus sulla difesa con l'intervento dal titolo Un'assicurazione su produzione, qualità del raccolto. Prego Tommaso. Grazie Alessandro, grazie a tutti, buongiorno. Dunque, partirei subito con la presentazione, cercando di rimanere nei tempi. Per parlare di difesa, secondo me è utile fare un cappello introduttivo su quella che è l'andamento climatico dell'ultima campagna e in generale dell'anno. Grazie a queste mappe create da Agriculus, che è una piattaforma digitale che collabora con SATA da alcuni anni, si può notare come, soprattutto nei mesi centrali dell'anno, come tutti ben sappiamo, le problematiche di siccità sono state notevoli e di conseguenza, con una diminuzione circa del 50% dei fenomeni piovosi, le problematiche legate alla difesa, quindi le malattie fungine sostanzialmente, sono venuti a mancare anche all'interno di quella che è il grande strumento tenero, insomma. Ma questo non vuole essere una risoluzione del problema perché, come possiamo vedere da questa tabella delle problematiche che abbiamo stilato negli anni grazie alle prove sperimentali che facciamo, si può vedere come, andando indietro solo di alcuni anni, quindi 2017, 2018, 2019, le problematiche legate al settore piuttosto che al DORI, quindi di conseguenza anche alle caratteristiche monitoriche poi del prodotto, ci sono state, e quindi è buona cosa da parte degli agricoltori, dei tecnici, degli imprenditori agricoli, insomma, usare al meglio gli strumenti che si mettono a disposizione. Non solo, vabbè, qui un piccolo escurso su quello che sono le malattie, come abbiamo detto, le ruggini, senza soffermarsi troppo perché le conoscete meglio di me, le ruggini, il settoriosi, il fusario annivale per quanto riguarda le problematiche legate all'apparato fogliare, le fusariose del carbone, le più importanti per la spiga, e il mal del piede per quello che riguarda le problematiche legate alle malattie del culmo, quindi anche andare ad agire dove il problema c'è, quindi saperle selezionare e saperle affrontare nel modo migliore. Come dicevo, non solo i prodotti sono utili per una corretta difesa della cultura, ma anche l'agronomia gioca un ruolo, secondo me, fondamentale. Partendo da una corretta scelta varietale e l'utilizzo di semente certificata e mi viene a dire anche trattata con prodotti, si può partire, quindi avere un punto di partenza ottimo per quella che è la coltivazione del frumento. Sicuramente un corretto avvicinamento delle colture rimuove quelle che sono le problematiche sia di rigenerazione del suolo, ma anche legate a problemi di patogeni all'interno del terreno. Particolare attenzione, come abbiamo già accennato prima Alessandro e altri colleghi delle ditte, attenzione nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, quindi ripeto, la velocità di avanzamento, la pressione delle gocce sono molto importanti affinché si arrivi al bersaglio da trattare, e una gestione oculata dei residui culturali sicuramente aiuta alla gestione delle problematiche legate ai patogeni. Qua un esempio pratico, appunto, per quello che riguarda la gestione dei residui culturali, attenzione perché con la nuova PAC, il nuovo PSR, sicuramente la strada che molti di voi intraprenderanno è quella dell'agricoltura conservativa, quindi riduzione delle lavorazioni minime. Attenzione perché l'adozione di tecniche conservative necessita un adeguato trattamento, adattamento sulle tecniche di difesa. Come si può vedere da questa tabella, mettendo insieme quindi la gestione dei residui, la minima lavorazione, con una serie di fattori, tra cui le condizioni meteo piovose, si può arrivare ad avere un livello di rischio di avere micotossine, quindi DON, quindi problematiche legate alla fusariosi, molto più elevate rispetto ad una natura, quindi a trattamenti convenzionali dell'agronomia. Potenziali problematiche di trasformazione. Molti di voi fanno filiere, comunque aderiranno a progetti di questo genere. Sapete bene che è importante il trattamento alla spiga. Questo perché? Perché, come si può vedere dall'immagine che vi propongo sulla destra, analizzando un caso studio, no? Insomma,
Partendo da agricoltori che conferiscono un centro di stoccaggio, se solo uno di loro ha problematiche di micotossine, questo si ripercuote lungo tutta la filiera fino ad arrivare al mulino che poi produrrà tonnellate di farina contaminata. Quindi attenzione per quelle che sono le problematiche di micotossine, che non è una questione concentrata solo all'interno dell'azienda, ma è lungo tutta la filiera, può diventare un problema per tutti, insomma. Qui abbiamo fatto una simulazione di perdita produttiva del valore del prodotto contaminato, quindi sostanzialmente analizzando il prezzo medio annuo del frumento tenero e supponendo una riduzione del prezzo di circa 15% in caso di problematiche di microtossine, non per forza livelli sopra la soglia, ma solo problematiche, e ipotizzando una PNV maggiorata del 5% in caso di granella sana, che è veramente una percentuale molto bassa, calcolando che in alcuni anni con annate molto piovose si può arrivare su granella sana ad avere una resa media più alta addirittura del 15-20%. Quindi ipotizzando in fondo un costo di ogni singolo trattamento di 60 euro all'ettaro, si può vedere come nelle caselle colorate l'aumento della PNV per ogni trattamento è sempre maggiore della diminuzione che si ha, quindi della perdita produttiva che si ha nel caso di problematiche di micotossine. Questo è un po' un incentivo anche a fare attenzione: se c'è una problematica di questo genere, i trattamenti, insomma, possono essere una soluzione. Mi avvio verso le conclusioni. Una buona difesa della cultura parte con l'adozione di buone pratiche agronomiche, come abbiamo visto prima. Oltre alla scelta quarta della strategia, è necessaria buona attenzione, lo ribadisco di nuovo, alla qualità di esecuzione del trattamento. Ripensare e adeguare le proprie strategie di coltivazione all'interno di un contesto in continua evoluzione, come abbiamo visto, la PAC, con il PSR ci impongono di prendere strade diverse. Insomma, gli agricoltori tecnici devono essere in grado di seguire questa strada nel modo migliore. Infine, mi sento dire che i trattamenti fitosanitari sono degli strumenti indispensabili per riprendere un po' il titolo, per assicurare la produzione, la qualità e il reddito all'agricoltura. Grazie a tutti.